quanto è importante per te, quanto è importante per voi come azienda il concetto della sperimentazione, cosa significa sperimentazione, se vogliamo, e poi concretamente come la applicate, no? Come riuscite a farla vivere nella quotidianità poi di un'azienda e di un prodotto come il vostro? Allora, direi che la sperimentazione è senz'altro importante, anche perché Fatturing Cloud è nata proprio così. Fatturing Cloud è nata proprio per un mio esperimento fondamentalmente, e senza nessuna pretesa, nel senso che all'inizio non doveva nemmeno essere una startup, c'era solamente l'idea di un prodotto che effettivamente potesse essere utile. L'ho provato su me stesso, funzionava, l'ho provato su miei amici con partite IVA, comunque che avevano delle piccole aziende, ha funzionato, e quindi in maniera veramente molto molto lean e continuando comunque a sperimentare, perché il bello è che quando sono partito io non avevo nemmeno tutte queste competenze tecniche in ambito di fatturazione, diciamo sono partito un po' allo sbaraglio, in maniera veramente molto molto lean, e man mano sperimentando qualsiasi cosa possibile, fondamentalmente sono riuscito poi a creare, insomma, l'azienda che è adesso, che comunque oserei dire che è un successo, insomma, non voglio elogiarmi troppo, però comunque sicuramente è stata abbastanza un successo Fatturing Cloud. Al di là di questo, comunque, anche in questo momento, quindi nel quale comunque siamo diventati, non siamo più una startup, ma siamo diventati una scale-up, continuiamo sempre, sempre a sperimentare. Lo facciamo tanto a livello di marketing e a livello di prodotto. A livello di marketing abbiamo fondamentalmente provato praticamente qualsiasi mezzo possibile, credo, anzi, se mi sbaglio, consigliami qualche ulteriore mezzo, così lo provo volentieri. Siamo andati in radio, siamo andati in televisione, su tutte le televisioni italiane, abbiamo fatto un benchmark tra tutte le televisioni, tutte le creatività per cercare di capire quali funzionavano meglio di altre. Abbiamo provato anche la cartellonistica, se fa ridere perché siamo in cloud, abbiamo anche provato l'editoriale, quindi siamo finiti sui giornali, abbiamo provato la Gazzetta dello Sport, abbiamo provato i quotidiani, il Corriere, la Repubblica e via dicendo, così come chiaramente anche online abbiamo veramente provato di tutto. E proveremo sempre di più fondamentalmente. Io adoro provare perché mi permette di avere dei benchmark fondamentalmente e di accrescere, diciamo, la nostra conoscenza interna per cercare di capire sempre man mano che passa il tempo e man mano che si palesano delle nuove opportunità, con questi benchmark abbiamo effettivamente la possibilità di dire ok, una cosa ha funzionato o una cosa non ha funzionato. Se noi non sperimentassimo solamente con Facebook e Google mi sarebbe difficile dire se poi un'iniziativa ha senso, non ha senso, funziona o non funziona, cioè non avremmo nemmeno la possibilità, per esempio, di vedere quanto conta l'awareness, così come invece abbiamo potuto vedere e constatare con la televisione e la radio fondamentalmente. A livello di prodotto vale fondamentalmente lo stesso discorso, declinato chiaramente in una maniera diversa. Anche qui noi quando sviluppiamo delle funzionalità, magari li sviluppiamo in maniera molto grezza, molto raw, perché comunque andiamo avanti proprio esperimenti, andiamo avanti in maniera molto lean, per poi continuamente affinare nel tempo. Quindi diciamo che il mantra di Fatturing Cloud è: non voglio fare una cosa perfetta subito, né in ambito marketing, chiaramente né in ambito di prodotto, ma tento tutto magari a piccoli passi, sperimento e vado avanti in questo modo affinando sempre di più. Visto che prima dicevi, mi facevi l'esempio, no? Quindi sia per gli esperimenti che riescono che poi per quelli che falliscono, riesci a farmi un esempio di uno e dell'altro? Decidi tu quanto vuoi scendere nel dettaglio, ma mi piacerebbe che mettessi l'accento su magari due casi dove avete imparato qualcosa. Quindi dici, abbiamo fatto questo esperimento, non ha funzionato, ma abbiamo scoperto che, e poi abbiamo fatto quest'altro esperimento, ha funzionato e abbiamo imparato che. Guarda, te ne racconto uno molto divertente perché, te ne racconto uno molto divertente perché comprende entrambi i casi, quindi comprende un fallimento all'inizio che poi siamo riusciti a trasformare in un successo. Allora, la televisione, un tema molto dibattuto in ambito startup, comunque in ambito startup digital, perché chiaramente ha un costo elevato, insomma servono degli investimenti relativamente grandi ed è difficile stimare i ritorni. Allora, la prima volta che siamo andati in televisione è andata malissimo, oserei dire. È andata malissimo perché abbiamo sbagliato sia la creatività che il target, o meglio l'emittente che poi alla fine riflette il target. Allora, che cosa era successo? Ci eravamo affidati a un'agenzia al 100%, ci eravamo
sfidati, poi per l'amor di Dio non era nemmeno colpa loro, perché loro stessi non conoscevano poi benissimo la nostra realtà, era la prima volta che lavoravano con una startup come la nostra, però diciamo avevamo deciso di andare all in, quindi diciamo a differenza di quello che ti ho detto prima, quindi a differenza del progredire a piccoli passi e affinare sempre di più, a quel punto avevamo deciso a un certo punto di andare in all in, quindi investire una certa quantità di denaro abbastanza importante, parlo di centinaia di migliaia di euro, su una sola rete televisiva che era Mediaset all'inizio, e avevamo deciso di tentare un'unica creatività che ci aveva consigliato l'agenzia. In questo caso era una creatività poco di prodotto e molto di awareness, nella quale c'era un personaggio famoso. Abbiamo deciso di andare in all-in, abbiamo fatto questo test e i primi giorni del test io non ero per niente soddisfatto, perché vedevo che effettivamente il traffico sul sito era molto basso e in generale questo investimento non mi stava convincendo. Dall'altra parte l'agenzia cercava di tranquillizzarci nel dirci sì, però guardate che comunque la televisione è più awareness che diciamo rendimento istantaneo di breve periodo, quindi guardate che è normale questa cosa. Tuttavia questo fatto non mi convinse al tempo e quindi decisi di fare un test, eravamo live praticamente da una settimana, decisi di fare un test su un'altra emittente e con un'altra creatività totalmente di prodotto. E quindi decidiamo di andare sulla 7 la settimana successiva, ci mettiamo a lavorare per quel weekend stesso una nuova creatività totalmente di prodotto, e in più mi si impiede un sistema per analizzare in tempo reale i picchi istantanei sul sito, e mi si impiede poi anche delle salve di provenienza per vedere effettivamente i clienti da dove arrivavano, se ci vedevano in televisione e poi convertivano in utenti registrati e successivamente in paganti. E effettivamente testando un'altra creatività di prodotto su un'altra emittente, il benchmark era ben diverso, ti parlo di tipo un per 5 per 6 di prestazioni, no? E quindi questo mi ha fatto capire che fondamentalmente non era del tutto vero il fatto che la televisione la vedi solamente dall'awareness, ok, ma in realtà la televisione è misurabile. Tra l'altro avevo fatto anche uno speech di un'oretta al WMF dell'anno scorso, secondo me è abbastanza interessante su questo aspetto. Poi ovviamente adesso in un'intervista non mi dilungo troppo sulla televisione, perché era solamente per fare un esempio, però in sostanza io da quell'esperimento, che era partito come un all-in, sono tornato indietro all'idea che avevo iniziale, che poi quella che ti ho detto prima, di procedere per piccoli passi, ottimizzare, rifare, ottimizzare e così via, e effettivamente avevamo fatto solamente con quelle prime due ottimizzazioni, quindi rete e creatività, un per 5 per 6 di ottimizzazione. A questo punto sono andato ancora più nel granulare e sono andato a vedere effettivamente quali fasce orarie funzionavano nella televisione, e a conti fatti, saltando poi tutte le analisi che ci sono state in mezzo nei mesi successivi, questo era successo a novembre e dicembre 2017, a conti fatti ad aprile 2018 siamo usciti solamente sulla seconda emittente, in questo caso era la 7, con delle ulteriori nuove creatività già sul taglio di, diciamo, sulle fasce orarie, sui programmi che sapevo funzionavano meglio, e siamo riusciti con ulteriore ottimizzazione appunto basati sulle fasce orarie a raggiungere più o meno un per 10 di ottimizzazione rispetto, o meglio un per 10 di prestazione rispetto al primo test. Quindi diciamo che se ci fossimo basati solamente su quel primo test, io ti avrei detto la televisione fa schifo, perché abbiamo investito centinaia di migliaia di euro e ci sono tornati qualche centinaio di utenti. Invece, con le ottimizzazioni che siamo riusciti a fare, siamo riusciti a portare, diciamo, questo caso a un caso di successo. E ti dirò di più, da quell'aprile 2018 fino a questo momento siamo stati praticamente live quasi ogni settimana in televisione. Abbiamo testato anche tutte le altre televisioni, tutte le altre emittenti italiane, abbiamo fatto altri 4-5 spot, e siamo comunque riusciti a ottenere dei buoni risultati che secondo me ci hanno permesso di avere un buon successo nel momento in cui c'è stata l'onda della fatturazione elettronica, che siamo passati da 30 a 350 mila clienti praticamente. Quindi in questo esempio fantastico che mi hai raccontato, secondo te qual è la lezione principale che ti sei portato a casa, diciamo, di questi vari momenti che ci sono stati in questo esperimento? Allora, la lezione principale è quella che ho sbagliato ad andare in all-in, ed è corretto, quindi confermo il fatto che era corretto l'approccio che stavo, diciamo, utilizzando fino a quel momento, addirittura anche su un media grosso come la televisione,
Poi è chiaro che con la televisione non puoi fare di testa piccoli passi, degli esperimenti da 1000 euro, 2000 euro di investimento, è ovvio che comunque devi investire decine di migliaia di euro, però diciamo che quello che mi sono portato a casa è che anche su media più grandi ha senso comunque procedere esperimenti a piccoli passi, quindi direi che si sposa proprio con, diciamo, con la prima domanda che mi hai fatto dell'intervista, direi che è proprio il topic azzeccato. E invece spostando un attimino l'attenzione sulla parte più di metriche, di dati, se io ti dovessi chiedere quali sono le, diciamo, quei 3-4 numerini che Daniele oppure che Infattura in Cloud sono un po' il vostro punto di riferimento, no? Un po' la vostra bussola, quali sono quei KPI, quelle metriche che tenete sotto controllo per avere un po' il polso della situazione, le principali quantomeno? Certo, allora sicuramente l'andamento delle registrazioni giornaliere è una delle metriche principali perché ci fa capire effettivamente se stiamo andando bene o male a livello commerciale o di marketing, e in generale sono utili perché noi abbiamo un benchmark su tutte le periodicità degli anni precedenti, quindi è sicuramente utile verificare che siamo a benchmark, anzi che siamo una certa costante moltiplicata per il benchmark, cioè la costante di crescita. Secondariamente è importante il conversion rate, quindi ok le registrazioni, dall'altra parte però queste registrazioni devono convertire in utenti paganti, quindi il conversion rate è quel numerino che anch'esso vale nel tempo e che dobbiamo sempre tenere monitorato e cercare di alzare il più possibile. Dall'altra parte al contrario, un numerino che vogliamo abbassare è il churn rate, ovvero quelle persone che abbandonano dopo aver comprato, quindi qual è la percentuale di persone che dopo il primo anno di acquisto abbandonano, qual è la percentuale degli anni successivi. Questi numeri fondamentalmente hanno un driver che potrebbe essere la qualità del servizio offerto in termini di assistenza clienti, la qualità degli aggiornamenti, il fatto che comunque sebbene ci siano magari dei piccoli aumenti di prezzo, il valore di fattura in cloud rimanga comunque più alto rispetto al prezzo pagato dagli utenti e così via. Dall'altra parte poi ci sono degli ulteriori KPI che per esempio controlliamo, che sono ad esempio l'upgrade rate o il downgrade rate, ovvero quali persone comprano un determinato piano e poi al rinnovo passano al successivo perché si sono trovati talmente bene e magari hanno anche avuto l'opportunità di provare gratis qualche funzionalità e hanno deciso di fare l'upgrade, e viceversa quali sono quelle persone che avevano un piano troppo grande per le proprie esigenze o comunque hanno utilizzato delle funzionalità che non li hanno soddisfatti, quindi hanno fatto un downgrade. Questi, diciamo, sono i KPI principali che noi guardiamo ogni giorno in Fattura in Cloud. Sei stato chiarissimo. E invece, spostando l'attenzione un pochino più sul qualitativo, mettiamola così, mi racconti qualcosa che avete scoperto grazie ai feedback dei clienti, quindi magari grazie a una survey, oppure un'intervista, oppure una mail, un feedback di qualche tipo, e dici abbiamo scoperto questa cosa, non lo so, una funzionalità, un canale, un qualcosa che non ci aspettavamo, che ci ha sorpreso, che però è arrivato un po' dal dialogo costante con i nostri clienti, con i nostri utenti. Allora, volentieri, ti racconto due storie. Allora, la prima storia è molto divertente perché risale al lancio di Fattura in Cloud, o comunque ai primi mesi. Allora, io avevo fondamentalmente creato un tutorial, che era un tutorial a full screen con delle iconcine molto piccole per andare avanti e indietro, no? E fondamentalmente tracciando come KPI il configuration rate, l'avevo chiamato, cioè la percentuale di utenti che faceva la configurazione, effettivamente vedevo che c'era un configuration rate tipo del 70%, no? E io continuavo a chiedermi, ma come mai ci sono tutti questi utenti registrati, ma poi solamente il 70% finisce il tutorial? Cioè, mi sembrava veramente strana come cosa, no? E indagando meglio, cercando di capire con gli utenti, era venuto fuori che semplicemente era un problema di user interface, cioè quelle iconcine con il tutorial full screen, con quelle iconcine piccoline, non facevano nemmeno capire ai clienti dove dovevano prendere per andare avanti con il tutorial, quindi diciamo era una frizione meccanica. Ho trasformato poi quel tutorial in un pop-up, chiaramente ottimizzando anche la user interface, e quel 70% è diventato l'attuale 90-95%. Questa è una storiella divertente, niente di che, però mi piace raccontarla ogni tanto. La seconda storia invece è più interessante.
Allora, tramite le survey, noi facciamo un sacco di survey all'interno di Fatture in Cloud, abbiamo un tool fighissimo per fare le survey con cui diamo anche assistenza a clienti che si chiama Customerly. Sì, conosco, è un altro degli intervistati del mio libro. Fantastico, sono contentissimo, allora capita fagiolo allora. E, fondamentalmente noi lanciamo veramente una marea di survey, anche perché con tutti gli utenti che abbiamo in Fatture in Cloud io lancio una survey il giorno X e veramente dopo due giorni ho tipo 5-6.000 risposte, quindi veramente ho delle risposte statisticamente significative. Allora, c'è stata una volta in cui abbiamo sondato le funzionalità da sviluppare ed è venuta fuori la necessità di gestire i dipendenti. E la cosa bella è che andando avanti con ulteriore survey, ne abbiamo fatte almeno altre due o tre per indagare, è venuto fuori che in realtà lo spettro era talmente tanto ampio che la gestione dipendenti non solo doveva essere una funzionalità, ma abbiamo deciso di creare una spin-off. Ed è così che è nato Dipendenti Cloud, che abbiamo lanciato in beta l'anno scorso e ufficialmente lo stiamo lanciando quest'anno. Quindi addirittura non solo abbiamo capito che c'era la necessità di una funzionalità, ma addirittura ci abbiamo costruito una spin-off. E posso chiederti, quando vi trovate di fronte alla necessità di testare qualcosa di nuovo, quindi di sperimentare lato prodotto, lato marketing e così via, se utilizzate un qualche tipo di processo proprio in fase di generazione idee, quindi in fase di creatività, cioè come stimolate il vostro pensiero laterale, mettiamolo così, no? Out of the box, come direbbero gli americani, per arrivare a dire facciamo sta cosa invece che fare quest'altra cosa, piuttosto che fare quest'altra cosa. È completamente random, avete impostato allora, il vostro processo di brainstorming? Questa è una bella domanda. Allora, tendenzialmente noi ci facciamo guidare dagli utenti, appunto come dicevo prima, tramite survey che facciamo comunque periodicamente, cerchiamo di capire quali sono effettivamente le necessità. A questo punto noi abbiamo una raccolta, potrei dire infinita di necessità, se tu vai a vedere, avevamo creato un forum che ora purtroppo facciamo anche addirittura fatica a seguire, dove tramite user voice, dove gli utenti potevano inserire le proprie idee, e ti dico, siamo arrivati tipo ad averne 10.000, quindi veramente è diventato al limite dell'ingestibile. A quel punto abbiamo dovuto cambiare un po' approccio e prendere sì input dall'esterno tramite il customer support, per poi sondare lo specifico delle domande, delle diciamo idee che ci sembravano interessanti attraverso le survey con Customerly, per poi andare diciamo a fare dei ragionamenti interni. Allora, diciamo che tendenzialmente quello che dobbiamo creare noi è diciamo un indice di come si può dire, di importanza della funzionalità, ok? Come lo calcoliamo questo indice di importanza della funzionalità? A denominatore ci mettiamo di fatto quanto questa funzionalità è richiesta o sarebbe utile ai clienti, e a denominatore ci mettiamo quanto per noi è complicato farla. Quindi diciamo che una funzionalità che è molto 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 complicata e che magari è poco utile ha un numeratore basso, un denominatore altissimo, vuol dire che gli diamo uno score basso. Una funzionalità che viceversa è molto molto importante e magari ha un costo per svilupparla o comunque per mantenerla che è molto basso, ha uno score altissimo. Poi chiaramente ci sono tante scale di grigio in questo. Diciamo che creiamo un asse dove ci sono due dimensioni. La prima dimensione è l'utilità e la seconda dimensione è il costo che ha questa funzionalità nell'essere sviluppata, e fondamentalmente partiamo in diagonale per prendere queste funzionalità, e questo è l'approccio che facciamo di solito ai nostri workshop interni nel momento in cui dobbiamo definire una roadmap. Chiarissimo. Guarda, ti faccio l'ultima, poi ti lascio andare, così ti faccio guidare con calma. L'ultima è una metadomanda, mettiamola così, perché è una domanda sulle domande. Cioè, così come prima ti ho chiesto quali sono un po' i dati, le metriche che ti guidano nel prendere decisioni e nel capire l'andamento dell'azienda, quali sono invece le domande che ti guidano, mettiamo così, le domande che tu periodicamente ti fai per capire se sta andando tutto bene, se c'è bisogno di cambiare qualcosa e se siete sulla giusta direzione? Allora, la prima domanda che mi faccio, diciamo, è la master question, è se i miei clienti sono soddisfatti. Cioè, la mia paura, chiaramente io so che nessuno è perfetto, abbiamo fatto peraltro anche noi tantissimi errori, soprattutto con
con la fatturazione elettronica, non tanto di prodotti, ma di prodotto, ma per esempio anche con l'assistenza clienti. Chiaramente quando abbiamo fatto il passaggio da 30 a 350 mila clienti è stato un disastro. Quindi diciamo che la domanda che mi pongo più spesso, proprio per comunque la paura di sbagliare, perché comunque tutti sbagliamo, so benissimo che anche noi sbagliamo spesso, è proprio questa. Quindi se sono davvero i nostri utenti soddisfatti, chiaramente con il driver di riuscire sempre di più a fare di meglio e a fare in modo che gli utenti siano soddisfatti, che parlino di fattura in cloud e che ne parlino bene possibilmente, che facciano diciamo partire quello che è poi il word of mouth, e in generale che fattura in cloud sia utile nelle vite dei nostri clienti. Quindi diciamo che questa è la master question che mi pongo sempre, è diciamo il mio KPI principale, il KPI madre di tutti i KPI, perché alla fine i nostri clienti sono i nostri datori di lavoro come imprenditori, se vogliamo vedere. Perfetto, guardati, prima di farti scappare ti voglio chiedere due cose velocissime. Consiglia un libro e consiglia un tool. Un libro che ti è piaciuto particolarmente negli ultimi periodi e un tool da cui non ti separi mai, essenziale nella tua cassetta degli attrezzi. Allora, consiglierei come libro Blue Ocean, se non mi ricordo male era questo il titolo, l'avevo letto proprio all'inizio della mia storia imprenditoriale, quando ancora sviluppavo applicazioni, perché chiaramente in un mondo sempre più, come si può dire, sempre più fitto di soluzioni, fondamentalmente bisogna andare a trovare quelle necessità che non sono ancora state risolte, un po' come sto provando io adesso con Dipendenti in Cloud. Sì. Poi scusami, qual era la seconda domanda? Un tool, uno strumento che nel tuo lavoro è indispensabile, nella tua cassetta degli attrezzi non manca mai. L'ho già citato prima, consiglierei Customerly assolutamente, sia per fare customer support che per ottenere feedback dagli utenti. Come dicevo prima, i clienti sono i nostri datori di lavoro come imprenditori, quindi vanno sicuramente messi al centro di tutto. Perfetto. Guarda Daniele, sei stato veramente super gentilissimo, io ti lascio scappare, credo che in questa mezz'oretta che abbiamo passato insieme ci siano stati un sacco di spunti interessanti e grazie di averli condivisi con me. Figurati, anzi mi sono divertito moltissimo. Ciao, a presto. Ciao, a presto.